C'è posta per te, Maria De Filippi perde staffe con Lorenzo, i fan, si vola, video. Maria De Filippi furiosa e perde le staffe nel corso della puntata di C'è posta per te in onda questo sabato 11 marzo su Canale 5. In queste ore sono state pubblicate delle clip con alcune anticipazioni della puntata finale di questa edizione. Ci sarà una storia che farà infuriare anche la padrona di casa del programma. Nel dettaglio, l'appuntamento con C'è posta per te tornerà in onda questo sabato 11 marzo con la messa in onda della puntata conclusiva di questa stagione. Saranno tante le storie che, anche questa sera, verranno raccontate da Maria De Filippi. Tra cui una che le farà perdere le staffe. Dai video spoiler che sono apparsi in queste ore sul profilo social della trasmissione. La conduttrice si mostrerà furiosa nei confronti di Lorenzo, uno dei protagonisti delle storie di questa ultima puntata. Lorenzo già con un matrimonio si rischia, con tre matrimoni forse ci sono tre rischi. Ha sbottato la padrona di casa della trasmissione, tra gli applausi del pubblico presente in studio che si è schierato dalla sua parte. Immediate le reazioni dei fan che, dopo aver visto lo sfogo della De Filippi, attendono con trepidazione di assistere all'intero racconto di questa storia in TV. Questa sera si vola. Quando Maria perde le staffe non ce n'è per nessuno, ha scritto un commentatore sui social. Con Maria furiosa, lo share vola all'80%, ha commentato un altro affezionato del People Show. In attesa di vedere in onda questa puntata conclusiva di C'è posta per te 2023. Gli ascolti del People Show Mediaset anche quest'anno sono stati eccezionali. La media complessiva supera la soglia dei 4-5 milioni di fedelissimi spettatori a settimana. Con punte che hanno superato il muro dei 5 milioni e picchi di share del 33%. Insomma, Maria De Filippi, ancora una volta, ha confermato la sua leadership sul pubblico del sabato sera, battendo nettamente le altre proposte. Sia tale e quale show condotto da Carlo Conti che The Voice Kids condotto da Antonella Clerici. Pur registrando degli ascolti positivi con una media superiore ai 3 milioni e mezzo di spettatori. Non sono riusciti ad avere la meglio contro C'è posta per te. Forte di questi ottimi risultati d'ascolto registrati in prime time, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset. Să fac totul ca la carte să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina. Că lumea e a ta și în plus poți să sari sus. Sus, sus, sus.